Io Calcio a 5 è un importante progetto del Calcio a 5 nelle scuole di Montesilvano in collaborazione con la federazione. Siamo con il presidente del Montesilvano Calcio a 5, Antonio Iervolino. Presidente, importante coinvolgere questi giovani e avvicinare questi ragazzi a questa disciplina, al Calcio a 5. Sicuramente, perché è una disciplina che nelle scuole primarie è ancora poco conosciuta, però abbiamo visto che la praticano in tantissimi bambini, quindi era doveroso per noi, che siamo una realtà abbastanza radicata sul territorio di Montesilvano, incominciare questo progetto in collaborazione con la FIGC che ci ha autorizzato, e quindi come primo anno siamo abbastanza soddisfatti di come sta andando. Presidente, possiamo dire che Montesilvano è un po' la capitale del calcio a 5, non solo in Abruzzo, una formazione Lemme Gross e nei playoff del massimo campionato, il città di Montesilvano è a un passo dal ritorno in Serie A. Ma dopo 2 anni di purgatorio, diciamo, però sono stati 2 anni di soddisfazione, perché abbiamo vinto il campionato di B e speriamo di sabato di poter mettere anche una pietra su questo campionato di A2. Ritorniamo nell'elite del calcio a 5, dove come società ci compete. Nella gara di andata con il Pesaro Fano avete vinto per 5-2, la gara di ritorno potrebbe essere quasi una formalità. Ma questo sport, perlomeno per esperienza vissuta, ci insegna che fino al 40° minuto non bisogna mai gioire. Gioiremo dopo le ore 20 e 30 di sabato. Presidente, l'ultima, lei ovviamente toccherà ferro, però tra qualche giorno probabilmente l'Abruzzo tornerà ad avere 3 formazioni nell'Olimpo del calcio a 5. Sì, sicuramente possiamo dire questo, anche se sono ancora di più soddisfatto perché, come hai detto tu, oltre ad avere 3 squadre sicuramente quest'anno avremo anche un abruzzese in finale, visto che c'è una semifinale tra Acqua e Sapone e Pescara, quindi una sicuramente, speriamo che si riesca a portare di nuovo uno scudetto in Abruzzo.